Ciao, io sono Lea e lui è Pablo. Vi diamo il benvenuto sul nostro canale e vi chiediamo di metterci un like e di iscrivervi. Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, devo farvi vedere una cosa che ho comprato e devo usarla perché questa sera uscirò con dei miei amici. Cioè io e Mirko usciremo con dei nostri amici e niente, vado a fare questo make up molto semplice, però mi devo andare a preparare, mi devo fare i capelli perché io ogni volta comunque ragazzi mi faccio vedere così, ormai c'è confidenza, quindi non ho più vergogna. Perciò mi vado a preparare velocemente e vi faccio vedere tutti i passaggi e poi andiamo a provare insieme questa super cosina. Allora ragazzi, eccomi qua. Intanto ragazzi, a Roma, così tanto per parlare, freddo caldo, freddo caldo. Ad esempio stamattina faceva freddissimo. Adesso Mirko è uscito a portare Pablo, ha detto che faceva freddo. Io sarà che sono appena uscita dalla doccia, quindi sento caldo. Mi ammalerò? Non mi ammalerò? Mi ammalerò. Poi io quando è così mi prende subito alla gola, quindi... E fatemi sapere nei commenti nelle vostre città che cosa sta succedendo, perché qui non ci stiamo capendo nulla. Io ho levato il piumone, quello pesante, e lo devo portare in tintoria e non lo so, ho sbagliato, ho messo il piumino più leggero pensando che faceva più caldo e invece speriamo che stanotte non ci moriamo di freddo. Comunque iniziamo a truccarci. Stasera Pablo non viene con noi, rimane con la nonna, la mamma di Mirko, perché sinceramente ragazzi non ci andava di stressarlo, perché poi deve stare tutta la sera sotto al tavolo di un ristorante. Non è meglio che sta a casa sul divano con la nonna che lo coccola, che lo vizia. Noi insomma tanto non faremo tardi, però non ce la siamo sentita veramente di portarlo. Noi facciamo pochissime cose, come vedete non usciamo mai la sera e se usciamo andiamo da qualche parte lo portiamo. Non abbiamo tante occasioni di uscite mondane o andare a mangiare fuori. Però ecco, una volta che succede non è perché ci dà fastidio, ma per non stressarlo, perché comunque si annoierebbe tutta la sera sotto al tavolo di un ristorante, non ha senso insomma, e quindi niente, io già so che mi mancherà tantissimo. In realtà a me manca, anche se io sto di qua e lui sta in salone, quindi... Siamo entrati una mia amica da questi negozi insomma cinesi e c'erano tutti gli espositori appunto dell'Astra, questa marca qui. Io in realtà
non ci avevo mai fatto caso. Non sono prodotti che ho mai così provato o avuto la curiosità di provare. Ovviamente quello che ha attirato la mia attenzione subito è questa palette super brilluccicosa, e c'è così ma anche di altre colorazioni. Mi pare che siano quattro diverse tra di loro. Io ho voluto prendere questa perché c'è l'argento, questo che non lo so se lo metterò, il verde lo metto e questi due viola che sono stupendi. Però c'erano anche altre nuance, mi dovete credere, tutte bellissime. E io avevo pensato di mettere questa stasera. Che dite? Che ne pensate? Anche questa è molto bella, però preferisco questa. Andiamo subito a provarla. Io non l'ho ancora provata e la proverò per la prima volta con voi. Vediamo se sarà un pollice in su o un pollice in giù. Sono andata a bagnare il mio pennellino. È stata una cattiva idea. Proviamo col dito. Allora, per averla pagata 12 euro, ragazzi, queste 5 cialdine non sono così soddisfatta, sinceramente. Allora, ragazzi, o sono io che non li so mettere. Adesso faccio uno switch sulla mano. Beh, certo, a me mi sa che sono io che non li so mettere. Allora, visti da così, sono uno più bello di un altro. Anche questo è stupendo, mamma mia, uno più bello di un altro, ragazzi. Ma poi, insomma, voglio dire, non lo devo dire io, ma parlano da soli. Cioè, guardate, forse sono io che non li so mettere, mea culpa, perché comunque sugli occhi non mi hanno fatto proprio la consistenza, è molto strana, non sono molto scriventi, anche se devo dire sulla mano sono stupendi, ma sulla mano abbiamo anche un tipo di pelle diversa, però certo, se scrivono sulla mano dovrebbero scrivere anche sugli occhi. Però ci voglio assolutamente riprovare, fare un altro video e provarli, magari informarmi su come, diciamo, usare bene questi prodotti e poi mostrarveli. Mi pare corretto recensire male un prodotto solo perché io non so usarlo, probabilmente è questo il problema. Mi informo bene e poi magari vi faccio proprio un video apposta su questa palette. Continuo a truccarmi velocemente perché qui il tempo passa e devo anche farmi i capelli.
questa è la piega, però una ricrescita bruttissima, non so se dalla camera si vede, sicuramente si vede, mi vado a fare la parte avanti e questa riga qua e poi in settimana, quando ho tempo, mi faccio il colore. Ragazzi, questo è l'outfit finale, molto semplice, tanto comunque andiamo in pizzeria e niente di impegnativo. Allora ragazzi, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Io vi mando un grosso bacione. Pablo, manda un bacio agli zii. E vi do appuntamento al prossimo video.